Giornata importante quella odierna per il comune di Mercato San Severino. Oggi alle 15 sono iniziati ufficialmente i vaccini contro il virus. Il comune di Mercato San Severino ha messo a disposizione i locali, l'ASL predispone tutto il servizio. Sindaco, una giornata importante per il comune di Mercato San Severino. Sì, direi finalmente, nel senso che aspettavamo l'apertura, insomma, di questa sede presso la nostra città, che è la più grande della Valle dell'Irno, insomma, finalmente per iniziare ad accelerare un po' il processo vaccinale. Sappiamo bene che ci sono ritardi importanti, ritardi accumulati nel tempo. Io proprio qualche giorno fa, insomma, avevo sottolineato anche presso la vostra emittente, insomma, i pochi vaccinati sul territorio, ad esempio per quanto riguarda gli over 80, qualche decina rispetto a 1087. Ecco, ma si diceva che era un problema di vaccini e di medici, di presenza di medici. Esattamente, diciamo che il problema era di personale e un problema era anche di dosi di vaccino. Oggi ci hanno rassicurato, già ieri, insomma, quando abbiamo ricevuto ufficialmente l'accreditamento da parte della regione, che anche le dosi sono arrivate, quindi diciamo, a parte oggi, diciamo, ci aspettiamo che da lunedì finalmente avremo un consistente numero di vaccinati al giorno. Tutti qui in questa struttura? Esattamente, qui presso la palestra della scuola di San Vincenzo. Oggi, diciamo, sono stati convocati i primi 48 che faranno il vaccino Pfizer, anche perché sono stati contattati solo over 80, però l'obiettivo è recuperare anche su altre categorie, quindi sui pazienti fragili, ma anche sulla restante parte del personale scolastico, cioè quelli residenti a Mercato San Severino o nella Valle dell'Irno. Ecco, fondamentale la sinergia e la collaborazione con l'ASL. Assolutamente sì, diciamo che è un percorso che abbiamo iniziato insieme, abbiamo condiviso insieme, ci sono stati purtroppo dei ritardi ascrivibili, insomma, alle varie attività di carattere amministrativo. E anche qualche contrattempo legato a via Piazza 20 Settembre, Baronissi, Mercato San Severino. Eh no, guardi, questo non ha riguardato noi, questo ha riguardato il Palairno di Baronissi, nel senso che nei giorni precedenti i nostri concittadini hanno ricevuto degli avvisi in cui si invitavano i cittadini a recarsi presso Piazza 20 Settembre a Baronissi, che è inesistente. Ecco, l'amministrazione ha messo a supporto anche alcune associazioni di volontariato sul territorio. Sì, abbiamo ricevuto, insomma, l'adesione da parte dell'EPI Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana, che quindi supporteranno l'ASL. Supporteranno l'ASL per quanto riguarda, insomma, la struttura. In più c'è la Misericordia, che invece ha dato la disponibilità per il supporto sul trasporto per coloro che ne avranno necessità. Sindaco, lei ha fatto il vaccino, quando lo farà se non l'ha ancora fatto? No, guardi, io aspetterò il mio turno, come voglio dire, come tutti quanti gli altri, quindi chiaramente aspetterò il mio momento di prenotazione sulla piattaforma. Il suo appello a vaccinarsi? Il mio appello è assolutamente a vaccinarsi, è l'unico modo per vedere la luce in fondo al tunnel, quindi capisco bene che ci sono preoccupazioni, anche quello che abbiamo letto nei giorni nostri, ma diciamo in questo momento è l'unica strada per guardare al domani. E il vincitore per la categoria bullismo è Luca! Ci sono molte persone che devo ringraziare per questo. Gli amici, i compagni di classe, il loro sostegno mi ha dato forza anche quando pensavo di smettere. E gli insegnanti, che non mi hanno mai fermato. E poi ci sono i miei genitori, che mi hanno insegnato a farmi rispettare sempre. Ma c'è una persona in particolare che vorrei ringraziare. Fabio, questo premio è per te. Stasera non ce l'hai fatta, ma ti prometto che vinceremo anche l'anno prossimo. Però cercherò di romperti la testa e non le gambe, così potrai venire anche tu.